Non sono prezzi in eccezionale ribasso, né si tratta di un errore di stampa. Sono soltanto prezzi del secolo scorso. Questo, infatti, è il primo numero del Corriere Abruzzese, uscito il 1° dicembre 1875. Il foglio si stampava a Teramo, usciva due volte alla settimana e costava un soldo. Per oltre mezzo secolo ebbe vita gloriosa e fu il simbolo del giornalismo abruzzese. Dopo 90 anni, tra la commossa sorpresa dei più vecchi teramani e con la curiosità dei più giovani, nelle edicole della città è riapparsa l'antica testata del giornale. E la sorpresa è cresciuta per chi, dotato, possiamo pur dirlo, di una memoria di ferro, ha riconosciuto le stesse firme di 50 anni fa. Infatti, a stampare questo numero unico del Corriere Abruzzese sono stati gli stessi giornalisti e tipografi, allora apprendisti, diventati ormai uomini più che maturi. Si sono serviti della stessa tipografia. Questo torchio ha più di due secoli e ha stampato i primi proclami risorgimentali. È sembrato un miracolo quando, messo in funzione dalle stesse mani di chi vi lavorò per l'ultima volta, mezzo secolo fa, ne è uscito un giornale stampato alla perfezione. In città, lo abbiamo detto, è stato accolto con successo. Eppure è l'unico giornale in Italia che non partecipa al concorso per chi legge. Chi si aspettasse di vederlo abbinato ad una delle autovetture Fiat in palio attenderebbe invano. Il famoso concorso per chi compra un quotidiano prosegue regolarmente e questo è il risultato della settima estrazione. Al secolo XIX di Genova è stata abbinata una 1800, al Piccolo Sera di Trieste una 850, all'Alto Adige di Bolzano una 1100, al Momento Sera di Roma una 500, alla Gazzetta dell'Emilia di Modena un 850, al Popolo di Roma infine una 600.